Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Erbarmens, der Gott allen Trostes. Er tröstet uns in all unserer Not. So spricht der Herr: Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Wir nehmen Abschied von Kardinal Karl Josef Raupp. Wir möchten zum Ausdruck bringen, dass wir im gläubigen Vertrauen auf die Auferstehung diesen Tod mittragen. Als Christen leben wir aus dem Glauben, dass der Tod nicht Ende, sondern Beginn eines neuen Lebens ist, dass unser Glauben schöpfen wir Trost und Zuversicht. So lasst uns unseren Bruder nun in die Grabeskapelle tragen. Unser Herr Jesus Christus beten wir für unseren Bruder Karl Josef. Erlöse ihn, O Herr. Erlöse ihn, O Herr. Von aller Schuld. Erlöse ihn, O Herr. Durch deine Menschwerdung. Erlöse ihn, O Herr. Durch dein Kreuz und Leiden. Erlöse ihn, O Herr. Durch deine Tod und deine Auferstehung. Erlöse ihn, O Herr. Durch seine Überkunft in Herrlichkeit. Erlöse ihn, O Herr. Damit wieder Gott im Sterben deines Sohnes hast du die Macht des Todes gebrochen. In der Taufe hast du allen Gliedern seines Leibes Anteil an der Auferstehung gegeben. Wir bitten für unseren Bruder Karl Josef Kardinal Raupp. Sei ihm ein gnädiger Richter. Lass ihn erfahren, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und keines Menschen Herz jemals empfunden hat, was du aber denen bereitet hast, die dich lieben. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Domandando al Signore perdono dei nostri peccati e affidandoci alla sua misericordia. Amen.
O Dio, che hai chiamato il tuo servo, vescovo e cardinale Carlo Giuseppe Rauber, tra i successori degli Apostoli, concedi a lui di partecipare anche della loro eterna comunione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Queste solenni parole che sono risuonate poco fa nel Vangelo proiettano il nostro pensiero verso la vita eterna che Cristo, con la sua morte e la sua risurrezione, ha ottenuto in dono a quanti hanno creduto e sperato in Lui. La morte, infatti, per un cristiano non è soltanto un fatto naturale da accettare con realismo e dignità, non è soltanto qualche cosa di ineluttabile che rende tutti uguali. La morte è la porta che ci apre la strada che conduce all'incontro più alto, all'incontro personale con Dio. La nostra vita non termina nella tomba, ma termina nella casa del Padre. Abbiamo un destino di eternità. Questa certezza ha illuminato l'intera esistenza del cardinale Karl Rauber, che il Signore ha chiamato a sé la sera di domenica scorsa a Rottenburg, all'età di 89 anni. Ora la sua salma sarà sepolta qui al cimitero teutonico, dove riposano anche i suoi genitori in attesa della risurrezione finale. Nato a Norimberga nel 1934, è ordinato sacerdote per la diocesi di Mainz il 28 febbraio 1959. Il cardinale Rauber ha passato tutta la sua vita al servizio della Santa Sede, tranne i primi 3 anni in cui fu vicario parrocchiale nella comunità cattolica di Nida, nell'Alta Asia, e si occupò molto anche degli scavi. Dopo la laurea in diritto canonico all'Università Gregoriana e dopo aver frequentato i corsi della Pontificia Accademia Ecclesiastica, iniziò il suo servizio nella Segreteria di Stato. Per un anno lavorò nella sezione di lingua tedesca. Poi, con il suo sostituto, Monsignor Giovanni Benelli, lo volle come segretario. Quando nel 1971 anch'io fui chiamato nella segreteria del cardinale Monsignor Benelli, sostituto, abbiamo lavorato insieme per 7 anni, in grande amicizia, aiutandoci reciprocamente. I nostri campi di lavoro erano differenti, ma quando c'era bisogno ci sostituivamo a vicenda. Monsignor Rauber aveva un bel carattere, sempre sereno, sempre gioioso, con uno spiccato senso umoristico. Nei momenti in cui vi era qualche tensione o qualche preoccupazione, egli interveniva sempre con una piccola battuta, molto appropriata, che riportava la serenità e aiutava ad affrontare i problemi e le situazioni
con pacatezza. Era cordiale e buono con tutti. Al lavoro, anche dopo lo scadimento dell'orario, collaborava anche dopo lo scadimento dell'orario. E c'era in lui un radicato, autentico senso sacrifice, che fu il principio ispiratore di tutto il suo operare. Ma la caratteristica che più ho ammirato in lui è stata l'intensità della sua preghiera, che era per lui respiro dell'anima e ascolto della voce di Dio. Nei momenti liberi lo si vedeva con rosario in mano. Nel 1977 fu nominato consigliere della nunziatura in Belgio. Ebbe così la possibilità di andare con una certa regolarità a visitare suo padre ammalato, che morì dopo un paio d'anni. Monsignor Rauber era figlio unico e la mamma era già morta da poco. Nel 1982, mi ricordo che il Monsignor Benelli si privò con un certo sacrificio di quella collaborazione di Rauber, ma capiva che era bene che potesse essere in una nunziatura in cui con un'ora e mezza di macchina poteva andare regolarmente a salutare suo padre, a vedere suo padre. Nel 1982 fu nominato nunzio apostolico in Uganda e ricevette l'ordinazione episcopale da Papa Giovanni Paolo II nella Basilica di San Pietro in Vaticano. Scelse come suo motto, quello che è risuonato nella seconda lettura di questa messa, Caritas Christi urget nos, che corrispondeva ai sentimenti che lo animavano nel servizio alla Chiesa e nel servizio alle anime. Qualche anno dopo fu chiamato a guidare la Pontificia Accademia Ecclesiastica come presidente e si impegnò con entusiasmo nel compito di formare culturalmente e spiritualmente quanti si preparavano al servizio diplomatico della Santa Sede. Fu poi nunzio in Svizzera, in seguito in Ungheria e Moldavia contemporaneamente. Ovunque fu ben voluto e apprezzato per la sua umanità, per l'attenzione alle persone, per l'equilibrio di giudizio e anche per la sua grande spiritualità. Dopo il compimento dei 75 anni si ritirò nella casa delle suore di Maria di Sönster, nella diocesi di Rottenburg-Stuttgart, svolgendo il ministero sacerdotale e pastorale finché le energie glielo permisero. Papa Francesco lo ha creato cardinale nel Concistoro nel 2015. L'ultima venuta a Roma del cardinal Rauber fu per la canonizzazione di Papa Paolo VI e abitò proprio quei pochi giorni che rimane qui a Roma, qui al Collegio Teutonico. Aveva già problemi di salute e per questo aveva bisogno di uno che lo accompagnasse. Sono sempre poi rimasto in contatto episcopale e anche telefonico con lui. Ho potuto così notare che in questo ultimo periodo della sua vita aveva accettato con animo sereno il suo graduale tramonto, con la consapevolezza di percorrere una via
che lo avrebbe portato all'incontro con Dio. Era per lui convinzione profonda quanto San Paolo ci ha ricordato nella seconda lettura di questa messa. Quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una tenda, riceveremo da Dio un'abitazione, una dimora non costituita, non costruita da mani d'uomo, eterna nei cieli. La tenda del nostro corpo viene distrutta, ma da Dio noi ne avremo un'altra casa, eterna nei cieli. Nel prefazio della messa sentiremo poi risuonare le parole: ai tuoi fedeli, Signore, la vita non è tolta ma trasformata. E mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. La nostra vera patria è nei cieli, e un giorno risorgeremo per essere con Cristo per sempre. Questa celebrazione eucaristica, il suffragio del Cardinale Rauer, ci sospinge ad alzare lo sguardo oltre le frontiere della morte, nella quale il Cardinale è già entrato. In questa prospettiva, l'amicizia con lui si fa preghiera. Il rimpianto per la sua entrata nell'eternità si fa speranza di rivederci nella casa del Padre. Il suo ricordo si fa richiamo a crescere nel rapporto con Dio e nell'impegno di seminare il bene in questa nostra società. A Dio, ricco di misericordia, affidiamo questo nostro amico e confratello cardinale, implorando per lui perdono, misericordia, e pregando perché Dio lo accolga nell'immensità del suo amore, nel suo regno che solo luce e amore ha per confine. Im Namen all unserer Schwestern auf der Frauenhöhe, unserem Provinzhaus dort, der Schönstädter Marienschwestern und auch vieler Menschen, die dort zum Schönstadtzentrum gekommen sind, um mit ihnen Gespräche zu führen, um bei ihnen zu beichten, um mit ihnen die Heilige Messe zu feiern. Wir haben sie immer erlebt als einen großen Beter, als einen Menschen mit einem offenen Herzen für alle Anliegen und auch für das Mittragen all unserer Anliegen, die wir zu ihnen gebracht haben, sei es unser Säkularinstitut, sei es die Schönstadtbewegung in der Diözese. Immer wieder waren sie mit uns unterwegs und dafür möchte ich von Herzen danken. Auch wir werden Sie im Gebet und in der Feier der Heiligen Messe weiterhin in unserem Herzen bewahren. Und wir möchten Sie bitten, dass Sie auch weiterhin in der Anschauung Gottes unsere Anliegen mit uns tragen.
Herr Jesus Christus, du hast 3 Tage im Grab gelegen und durch deine Auferstehung das Grab für uns zum Zeichen der Hoffnung gemacht. Wir legen den Leib deines Dieners Karl Josef in dieses Grab und bitten dich, da er den Weg des Glaubens zu Ende gegangen ist, lass ihn nun dein Angesicht schauen in Ewigkeit. Wir nehmen Abschied von unserem Bruder. Wir tun es im Glauben an die Auferstehung und bitten, Christus, nehme ihn auf. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben.